La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vai essere libero, libero come un uomo. Carissimi amici pensionate e pensionate, buona serata. Continuiamo i nostri discorsi, continuiamo con il nostro impegno, continuiamo ad essere presenti, seppur con tutte le difficoltà che una presenza costante comporta per una organizzazione politica che non è di quelle che macinano presenze istituzionali e che possano permettersi in tal modo di allargare in maniera agevole questa presenza. Purtroppo dobbiamo muoverci avendo accortezza ad utilizzare ogni mezzo possibile per poter allargare la visuale e la presenza territoriale di questa nostra organizzazione. Sapete dell'iniziativa dei Gilet Bianchi, abbiamo ritenuto di porre in essere questa nuova organizzazione che è stata affidata ad una donna, poi ne sentirete parlare nei prossimi giorni, quindi noi siamo nelle condizioni continuare un cammino che ci auguriamo possa portare innanzitutto una unità di intenti dentro al contesto familiare, dove la gioventù e gli anziani possano incontrarsi su ipotesi di crescita basata su iniziative semplici, concrete. Cioè, noi non possiamo pensare che in Italia si possa crescere in termini economici senza creare lavoro, e non possiamo pensare che il lavoro possa essere creato senza che ci siano grandi investimenti pubblici che sono in grado di per sé di trainare, ovviamente, investimenti privati, perché danno fiducia praticamente al privato che intende investire, e soltanto in questa maniera può nascere il lavoro, e soltanto in questa maniera si può sgomberare il campo da iniziative che non hanno nulla di concreto. Io voglio fare un esempio, perché noi riteniamo e siamo convinti che coloro i quali hanno bisogno e che sono nella povertà debbano essere aiutati. Però per individuare queste situazioni e per scendere nel dettaglio ed avere la capacità di evitare strumentalizzazioni, di evitare illeciti illeciti manovre per utilizzare il denaro che deve andare alla povertà per cercare di eliminarla, e poi ci ritroviamo invece ad avere e ad applicare provvedimenti che rischiano di diventare soltanto fine a se stessi e a non creare le condizioni perché la povertà possa diminuire in Italia. Ora, parlare di povertà, qui si parla sempre di livelli di reddito, tanto è vero che il reddito di cittadinanza è basato su l'individuazione del reddito della famiglia che non deve superare i 9.360 euro, va bene? Questa è la norma che è ancora in discussione alla Camera dei Deputati e non è andata ancora in aula per l'approvazione,
nel senso che esistono i decreti legge, sono di per sé i decreti legge disposizioni legislative che possono trovare immediata applicazione. Però, ecco, i decreti legge nelle discussioni che si fanno alla Camera e poi al Senato, ecco, possono trovare una modificazione, e nel momento in cui, per esempio, la modifica del decreto legge del decretone, anzi, dove c'è dentro la quota 100 e c'è il decreto e c'è la parte che riguarda il reddito di cittadinanza, dovesse essere, ecco, emendato, cioè dovesse essere modificato in qualsiasi delle parti, poi dopo deve essere approvato l'emendamento, deve essere approvato il nuovo testo deve passare poi al Senato, e approvato al Senato deve tornare alla Camera per la modifica, per l'approvazione della modifica definitiva, e quindi diventare legge, poi passare al Presidente della Repubblica che firma la legge, viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Tutto questo deve avvenire nei 60 giorni. Ora, per tornare al beneficio, va bene, che viene dato al giovane, è il beneficio che viene dato al giovane. Bisogna vedere se crea le condizioni che nella descrizione del decreto che istituisce il reddito di cittadinanza viene preso cioè viene realizzato nel suo dettaglio, cioè che cosa prevede la legge. Il reddito di cittadinanza è un X che viene dato al soggetto singolo, oppure nel momento in cui non si è singoli, al contesto del nucleo familiare, va bene? E ha delle fasce reddituali che beneficiano coloro i quali ne hanno diritto, dopo aver fatto il modello ISEE. Siamo sempre però al di sotto di quel limite che la legge dice essere il limite che determina per la famiglia o il soggetto essere o meno nei limiti della povertà. Va bene? Se si superano i 1000 euro non si è più poveri, se si sta al di sotto dei 1000 euro si è poveri, e quindi si ha diritto ad un intervento da parte dello Stato. Questo prevede il reddito di cittadinanza, però insieme a questo prevede che sia una erogazione provvisoria, vabbè, da parte dello Stato, in attesa che attraverso gli enti preposti, cioè l'ANPAL, che è l'associazione alla quale fa riferimento lo Stato per le politiche del lavoro, e gli uffici provinciali, gli uffici del lavoro, che dovrebbero essere da tramite per la domanda e l'offerta di lavoro. Quindi provvisoriamente il reddito di cittadinanza, poi l'offerta di lavoro, si accetta la prima offerta o si passa alla seconda offerta o si passa alla terza offerta che è definitiva, o si accetta o si perde il reddito. E mi sembra un fatto giusto tutto questo, perché guai negare ipotesi che parlano chiaro rispetto all'esistenza di questo contributo che verrebbe dato alla gioventù o al senza lavoro o a chi ha perso il posto di lavoro, va bene? E nel contesto del nucleo familiare, che può essere composto di due persone, tre persone, quattro persone, cinque persone, a secondo del numero delle persone c'è l'assegno del reddito di cittadinanza. Ora, se la movimentazione dell'offerta e della domanda di lavoro non c'è, non viene ad esistere, per esempio in Campania, come se ne esce da questa situazione?
che cosa in definitiva verrà ad essere il reddito di cittadinanza? Ecco perché i pensionati d'Europa, i gilet bianchi che mettono insieme donne, giovani e anziani e dicono rivendichiamo insieme quello che il 15 di febbraio abbiamo rivendicato attraverso un documento scritto di 6 pagine che è stato consegnato allo Stato, cioè al prefetto di Napoli in quanto rappresentante dello Stato sul territorio campano. E abbiamo detto al prefetto tutto quello che a nostro avviso andava fatto per modificare le condizioni vergognose che sono quelle della vita dei giovani, delle donne e degli anziani sul territorio delle 5 province campane ed in particolare quelle della città di Napoli, dove abbiamo un sindaco che rivendica essere stato il sindaco del rinnovamento dopo 8 anni, che ha cambiato il volto della città. Noi continuiamo a chiederci se scherza o fa sul serio, se con il suo atteggiamento che mostra, dove si mostra ecco, sicuro di sé quando si esprime e continua a dire sorridendo che è tutto cambiato e che chi sbaglia nei confronti della città di Napoli e della provincia di Napoli, perché lui è sindaco della città e della provincia per effetto delle leggi vigenti sull'area metropolitana, e allora dice che è lo Stato centrale che non ci dà quello che ci deve dare, è la regione Campania perché il presidente non aderisce ai suoi desiderata. Non sappiamo che cosa voglia. Lui vuole i soldi perché è abituato a ragionare in termini comunisti, cioè vuole i soldi che siano tanti in maniera da poter fare quello che nella sua mente c'è, senza porsi il problema della produzione, dell'aumento della condizione economica della città, della provincia, della regione, senza pensare ad uno sviluppo economico che a noi viene contestato non soltanto a livello locale ma a livello nazionale da tutte le organizzazioni che misurano in termini economici le condizioni degli stati. L'ultima è stata l'OCSE, che è un'organizzazione mondiale che guarda alla cooperazione e allo sviluppo economico delle nazioni. Noi siamo all'ultimo posto in Europa. Noi non siamo nelle condizioni di crescere e le misure che sono state adottate dal governo e che non hanno ancora trovato applicazione dopo 8 anni, dopo 8 mesi di governo, ci fanno immaginare ancora in perdita e in ulteriore discesa quella famosa decrescita che viene perorata senza accorgersene inconsapevolmente dagli attuali componenti del governo nazionale. Allora noi dobbiamo entrare e abbiamo detto, ecco, e abbiamo rivendicato questo, il lavoro per i giovani, il lavoro per le donne, il lavoro nelle famiglie, perché escano dal contesto della povertà. Cioè essere poveri significa non avere in una famiglia un reddito superiore a 1.000 euro. Come si fa a campare? E qui c'è da fare tutti dei ragionamenti, perché l'arrangiamento, l'arte dell'arrangiarsi dalle nostre parti ha messo in condizione di una sopravvivenza tutta quanta quella popolazione appartenente alle fasce povere della Campania di poter sopravvivere. E meno male. Però è una situazione inaccettabile. Noi non lo accettiamo. Perché non lo accettiamo? Perché la Campania, Napoli, la provincia di Napoli sono zone che hanno delle risorse eccezionali
purtroppo hanno una politica rappresentata in termini miserevoli, cioè la politica non è stata capace di valutare e di mettere in produzione il contesto, ecco, di risorse di cui dispone questo territorio. E allora, rispetto a queste cose, noi ci siamo ritrovati in perdita da ogni punto di vista, noi anziani e i giovani lo stesso sono prive di cure certe. La salute, in questo documento ci sono denunzie fatte in termini molto chiari, non sappiamo se riceveremo delle denunce perché le abbiamo consegnate nelle mani del massimo organismo che rappresenta lo Stato sul territorio ed è andato nelle mani del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri, nelle mani del Presidente del Consiglio dei Ministri, dove noi abbiamo denunciato le gravi condizioni dell'assistenza sanitaria in Campania. E devo chiudere perché poi nella prossima trasmissione parleremo diffusamente della salute. Possibile mai che abbiamo iniziato quest'anno, siamo appena nel mese, non abbiamo iniziato il mese di marzo ed è già la seconda volta che si interrompono le cure convenzionate nella nostra regione. Vergogna a questo presidente della regione che ha detto che aveva risolto i problemi, non è vero. I laboratori di analisi non danno più i servizi che sono stati sempre dall'inizio dell'anno fino a settembre, grosso modo, sempre dati. Oggi ci ritroviamo che dopo l'inizio dell'anno, la seconda volta che non ci possiamo curare. Ma si può andare avanti così e poi diciamo e parliamo impunemente della voglia di essere autonomi come la Lombardia e il Veneto e così via, ma siamo lontani miglia e miglia da quelle situazioni e allora abbiamo bisogno di rivitalizzare questa politica. I gilet bianchi servono a questo, i pensionati servono a questo, i giovani devono mentalizzare che se si mettono insieme nei gilet bianchi, al di là della politica spicciola partitica, non ce ne interessa niente. Abbiamo da fare un cammino forte, veloce e produttivo per dare dignità alla regione, alle province e alla nostra città, ecco, in tempi non necessariamente lunghi. Con questo io vi saluto, seguiteci su internet, mi raccomando, dateci la forza di andare avanti. Buona serata, grazie per l'ascolto. Superpensioni, che più ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commendatori, diete politicizzate, terre che più evasori legalizzati.